dei nuovi arrivati in ordine cronologico, credo, no? Che la scelta è questa. Quindi presentandomi alla mia sinistra, mannaggia, c'è la confusione, Donzella, Lulli e Russo, Giuseppe Russo. Quindi adesso ragazzi partiamo dal... Buongiorno a tutti, come ben sapete sono un catanese, sono Giuseppe Russo e ci tenevo tantissimo a venire a giocare prima o dopo nel Catania, quindi ci ho messo un bel po', forse per demerito mio, e sotto questo punto di vista devo fare in modo di farmi apprezzare dalla gente. Vengo da una stagione non facilissima, l'anno scorso ho avuto un po' di problemi fisici nella prima metà della stagione, poi diciamo che sono riuscito a mettermi a posto, il giorno di ritorno ho fatto quasi una ventina di presenze, quindi sono qui per mettermi in discussione, per cercare di dare una mano alla squadra, al mister e soprattutto avere la massima disponibilità nei confronti dei miei compagni. Salve, sono Luca Lulli, sono qui e sono felicissimo di esserci. Appena arrivata la chiamata, ho preso il primo aereo e sono arrivato. Lo scorso anno ho avuto la fortuna di vincere un campionato, però sono stato sfortunato sotto un altro punto di vista perché ho avuto un po' di problemi nella seconda parte della stagione. Ho fatto le prime 15-16 partite, poi ho avuto un piccolo problema fisico. E adesso sto bene, sto qui per rinascere, per dare un contributo alla squadra e ai compagni e per cercare di fare qualcosa di bello qui perché ci sono tutti i presupposti per farlo. Buongiorno a tutti, sono Leonardo Nunzella e come loro e un po' come tutti credo di essere, cioè sono contento di stare qui per quello che è la piazza di Catania. Io come loro non ho giocato tantissimo l'anno scorso e appunto sono qui per cercare di far bene e giocare il più possibile. Mi metto a disposizione della squadra, del mister. Volevo fare una premessa dopo la loro presentazione, il motivo della scelta di ognuno di loro, al di là della parte tecnica che diciamo è importantissima, ma soprattutto per quella morale. Parliamo di Giuseppe. Giuseppe ci ha colpito molto, un giocatore noi volevamo, ma la voglia e non so come dirlo, l'attaccamento a questa società è una cosa che lui voleva sin da bambino, è un ragazzo che io conosco da piccolino perché lo abbiamo preso noi, allora ha cominciato con noi a giocare, quindi la voglia che aveva per venire a Catania è stata forse la molla più importante che ci ha convinti a farlo venire, a farlo parte del nostro progetto, al di là del valore del calciatore, che non sono io a dirlo, ma è la sua storia. Quindi per noi sarà una pedina preziosa in questo gruppo. Per quanto riguarda Lulli, secondo noi ha dei margini di crescita importanti. L'anno scorso ha fatto molto bene, 2 anni fa pure, viene da 2 campionati vinti, quindi i vincenti bisogna prenderli, e allora per Lulli è stata fatta anche questa valutazione. Nunzella è un ragazzo che conosciamo da tempo, seguiamo io personalmente, ai tempi del Lecce, quando era Lecce, Pagani, ha una sua piccola storia importante e ci può dare un grandissimo contributo anche per la freschezza che ha. Queste sono state le prerogative più importanti, principali, per cui i ragazzi sono qua. Andiamo con le domande. Buongiorno, sono Francesco Caruso della Gazzetta dello Sport. Desidero sapere da tutti e tre,
Cosa pensate dell'attuale situazione, diciamo, di forma atletica, quindi della squadra, che tra l'altro appunto è nata strada facendo, è stata rifatta da zero e quindi con le difficoltà che questo sicuramente comporta. Il campionato per vostra, ma non solo vostra, fortuna è stato rimandato di una settimana, slitta di una settimana. Come pensate quindi di poter arrivare all'appuntamento del 13 settembre? E come vedete appunto che cresce la squadra di giorno in giorno, a che punto siete? No, sicuramente questo rinvio della prima giornata ci aiuta tanto. Come ha detto lei, fare la squadra in corsa, rifarla da zero, avrebbe portato più tempo nella costruzione, nell'organizzazione della squadra. Però da quando sono arrivato io, sia il mister, la squadra, ho notato subito che c'è da parte di tutti l'intenzione di stringere i tempi. Stiamo lavorando bene, la condizione fisica è quella, viene, sarebbe stupido dire adesso stiamo bene, stiamo male, quella nel corso del tempo poi ci renderemo conto di quello che è. Però personalmente, io parlo per me, ho visto grandi progressi, poi sicuramente ci sono questi altri giorni di mercato, non so se il direttore farà qualcosa, però ora come ora la squadra a me piace tanto e sono contento. Buongiorno, Alessandro Vagliasindi, Telecolor. Ah, scusami. Sì, non dobbiamo nascondere, comunque una situazione non facile soprattutto per il mister, per la società, per il direttore, quindi stringere un po' i tempi, questo significa compattarci tutti quanti e andare nello stesso verso, sia i giocatori, il mister, la società, i tifosi, tutti quanti. Non è una bellissima situazione, però sappiamo che bisogna andare il doppio degli altri per cercare di recuperare la strada che si è persa in questi 20 giorni. Comunque fino adesso è stato allestito anche una squadra di discreto organico. Io sono arrivato la settimana scorsa, vedo disponibilità da parte di tutti i ragazzi, soprattutto i giovani, il mister, quindi sappiamo che è difficile, ma questo non ci deve mettere un freno, quindi dipende da noi stringere i tempi e cercare di dare il massimo, ma soprattutto negli allenamenti, perché è quello che poi ti porta ad avere la condizione migliore la prima partita di campionato. Vabbè, rifare la squadra da zero è sempre difficile ripartire, però basta vedere gli allenamenti che facciamo sul campo tutti i giorni e basta venire in campo e capire che abbiamo tutti fame di far bene. E la squadra rema tutta dalla stessa parte, quindi io sono molto fiducioso, come penso che lo sia la società e lo sia il mister. Il mercato, vedo che la società sta facendo un mercato importante, come tutti voi vedete, però solo il campo parlerà, il campo, e ripeto, basta venire in campo a vedere gli allenamenti per vedere la fame che hanno tutti i ragazzi, dal primo all'ultimo. Buongiorno, Alessandro Vagliasindi, Telecolor Repubblica. Partirei da Giuseppe Russo per chiedergli se gli piacerebbe essere il capitano di questo Catania, viste le premesse che prima accennava il direttore. No, essere il capitano del Catania, cioè, non ti nascondo che è una cosa che mi farà orgoglio, ma non lo sono in questo momento, quindi non è il mio obiettivo principale. L'obiettivo principale è stato quello di venire a giocare nel Catania. Poi è un altro ruolo che voglio prendere, quello magari di essere un leader anche abbastanza silenzioso nello spogliatoio, per dare comunque una mano a questi ragazzi, a questa squadra che è comunque abbastanza giovane, per cercare di, come ha detto prima il collega, di accorciare la strada che in questo momento non gioca a nostro favore. Quindi devo essere anch'io bravo, essendo del posto, e fargli capire che è importante giocare con la maglia del Catania. Proprio da catanese, in questi giorni magari ha avuto modo di stare a contatto con la gente, con i tifosi, c'è un po' di malumore, cosa ti senti di dire per superare questa fase di difficoltà? Sì, il malumore c'è, perché il tifoso ovviamente in 2 anni vede la Serie A alla Lega Pro,
però il tifoso catanese è un tifoso caloroso, quindi dipende da noi. Se noi riusciamo a far capire alla gente che ci siamo, io penso che il tifoso del Catania non guarda la categoria, quindi sta a noi portarci la gente alla nostra parte. Invece per Lulli, quali prerogative ci vogliono per far bene in Lega Pro, visto che insomma vieni da un campionato vinto? Quali sono le caratteristiche imprescindibili che deve avere il Catania? Il Catania deve avere le caratteristiche che, come ho detto prima, si vedono sul campo: la fame, la voglia di fare gruppo, l'essere uniti. Io vengo, ripeto, l'anno scorso abbiamo vinto un campionato, è bellissimo vincere un campionato, però la cosa che ho fatto caso, si può avere una squadra fortissima come una squadra normale, però la cosa più importante è fare un gruppo. Noi l'anno scorso avevamo un gruppo spettacolare e sinceramente sono solo 2 settimane che sono qui e la cosa che mi ha colpito è proprio questo: dal primo all'ultimo che sono arrivati si sono integrati benissimo, si stanno integrando benissimo, grazie alla società, grazie alla squadra e grazie al mister. Quindi secondo me ci sono tutti i presupposti per fare bene. Ti abbiamo visto giocare anche da esterno basso contro il Cesena. Può essere un'alternativa a disposizione di Pancaro in vista della stagione? Ma io ho sempre giocato a centrocampo. Contro il Cesena è capitato che si è fatto male Parisi, non c'erano terzini. Il mister, rientrando negli spogliatoi, mi ha chiesto se me la sentivo. Io mi sono assolutamente messo a disposizione. Ripeto, non l'ho mai fatto, però io sono disposto a fare tutto. Qualsiasi scelta prendere al mister io accetterò tranquillamente. Invece Annunzella, un giudizio su Pancaro, sulle metodologie che state sviluppando di lavoro e poi un'ipotesi di griglia di favorite della prossima Lega Pro. Io avevo parlato con un po' di miei amici che comunque avevano avuto già il mister, me ne avevano parlato bene, ho riscontrato questo. Secondo me è importante il fatto che prima di essere un allenatore è una grande persona, nel senso che io sono arrivato, mi ha accolto subito, ma prima parlato e abbiamo parlato prima dell'aspetto umano prima che quello calcistico, quindi questo credo sia importante. Poi per quanto riguarda il campionato non me la sento di fare. È normale che ci sono delle squadre comunque organicamente sono forti, come il Lecce, come lo stesso Matera, come il Foggia, ma non sta a me dire come sarà la griglia del campionato. Grazie. Buongiorno, Francesco Ricca, catanechannel.com. Volevo chiedere a tutti e tre, prima di arrivare a Catania qualcuno vi ha dato dei suggerimenti su come affrontare la nuova avventura a Catania? Insomma, avete chiesto qualcosa a qualcuno, a qualche ex giocatore o qualcuno nel mondo del calcio? Non credo sia... non so se loro l'hanno fatto, però non credo ci sia bisogno. Cioè, si è sempre saputo che è una piazza calda. Io sono stato a Lecce, ci sono stato 6 mesi e comunque un po' la situazione posso conoscere, potevo immaginare. Sicuramente una delle piazze più belle, è bello giocare al sud per questo. È questo che ti fa sentire calciatore, sentire la gente vicina. Come ha detto prima Peppe, non conta la categoria. Questo è importante. Credo sia il massimo giocare qua. Io sinceramente non ho chiesto assolutamente niente a nessuno perché, come ho detto prima, l'anno scorso ho avuto qualche problema e sinceramente avevo assolutamente la voglia di venire in una piazza del genere perché ho tanto da dare e quindi sappiamo che piazza è Catania, si è sempre saputo dalla A alla B, penso che lo sarà anche in C senza nessun problema. Sappiamo che c'è un pubblico caloroso e, come ho detto prima Peppe, sta a noi soltanto riportare più gente possibile allo stadio e darci una mano per fare qualcosa di bello. No, io l'unica cosa che mi sento di dire è che gli altri colleghi che sono andati via in questa settimana, posso dire che da Ceccarella a Maniero tutti sono andati via malcontenti, cioè nel senso che qui stavano bene e qui c'è il massimo per quello che può avere un calciatore. Dal centro sportivo alla città, al mare, al sole, quindi anche per loro, tra virgolette, non è stato facile lasciare Catania e lasciare il calcio Catania.
Salve, Nunzio Curenti, la Sicilia. Per Peppe, la tua storia, conosci bene questo campionato e che comunque l'hai vinto. Per il caso della situazione del Catania, chiaramente è quello il primo step per riuscire ad annullare la penalizzazione, ma cioè, quali caratteristiche serviranno a questa squadra per approcciare al campionato? Io penso che innanzitutto bisogna essere, non deve essere un problema venire a giocare in casa, ma deve essere un problema per le altre squadre venire a giocare al Massimino, quindi dovremmo creare una sorta di fortino, ma questo si viene a creare se, come ho detto prima, tutti quanti siamo compatti alla stessa parte. Allora vedrà che le altre squadre, quando verranno a giocare qui, saranno in netta difficoltà. Dipende da noi adesso pensare di accorciare questi punti, e non dobbiamo guardare la classifica dopo una giornata o dopo cinque giornate, ma bisogna guardarla dopo due mesi. Da lì poi possiamo capire che squadra siamo, e che gruppo siamo, ma penso che l'obiettivo principale in questo momento è quello di cercare di fare più punti possibili in questo mese e mezzo, due mesi. Da lì poi dipenderà il nostro futuro. Senti, tu poco fa, quando ti sei presentato, hai detto che con grande emozione, forse un po' per colpa tua, non sei venuto a Catania negli anni passati. In realtà forse un po' hai sofferto il fatto che negli anni dove tu sei stato in giro per l'Italia, Gallipoli, Verona, dove hai fatto benissimo, Terni, Lumezzane, il fatto che comunque non sei riuscito a giocare nella tua città. No, dicevo, magari da giovane, anziché andare a giocare fuori, potevo avere la mia possibilità, come tanti catanesi ne hanno avuto. Però nella vita si dice che non è mai troppo tardi, quindi le esperienze fuori mi hanno servito soprattutto a crescere come persona, come uomo, perché oggi sono un padre di famiglia, quindi torno a Catania con l'esperienza giusta e voglio giocarmi alla grande questa mia possibilità. E Luca? Vieni da Teramo, che ha vissuto una situazione simile un po' a quella del Catania, sei a Catania, quindi hai un po' il termometro della situazione in due ambienti molto caldi, perché comunque la piazza di Teramo l'anno scorso è stata dotata, esplosa, grande entusiasmo, la squadra è seguitissima, ora sei a Catania, un'altra piazza calda. Se hai potuto fare dei termini di paragone sulla situazione, su come hanno reagito le due piazze? No, vabbè, io adesso, prima quando ero a Teramo c'era una situazione, adesso qui c'era una situazione simile. Sono andato via, come hai detto tu, da una piazza abbastanza calda come Teramo, visto che l'anno scorso era molto seguita rispetto agli anni passati. Abbiamo fatto, secondo me, un miracolo l'anno scorso, perché è un miracolo calcistico, si può chiamare. Però io sono a Catania, una piazza Serie A, una piazza di Serie A, è una piazza che mi ha voluto, e io farò di tutto per sudare la maglia, per meritarmi di giocare e per dare una mano alla squadra, ai miei compagni e a tutti. Salve, sono Francesco Rosa di Rai TV e Live Sicilia. Volevo fare una domanda al direttore, a Marcello Pidino. In questi giorni, oltre ai tanti importanti arrivi di mercato, ci sono state anche alcune cessioni. Tra queste c'è stata quella di Ogier, un ragazzo che lo scorso anno ha fatto vedere comunque dei buoni numeri. Sembrava, almeno dall'esterno, potesse rientrare anche in questo progetto della nuova stagione. La sua cessione è dovuta a una non compatibilità tecnica con i programmi della squadra o una contingenza di mercato positiva anche per dare la possibilità al ragazzo di salire di categoria? No, oggi rientrava assolutamente nei nostri programmi. Possiamo dire, il ruolo è quello, dobbiamo sostituirlo, quindi dobbiamo trovare anche un'altra soluzione. Oggi è rientrato in una trattativa, diciamo, che abbiamo fatto con la Salernitana. Il ragazzo già da tempo aveva espresso il desiderio di voler riproporsi in B. Avevamo già intavolato anche altre trattative con società anche di Serie A per il ragazzo. È stata semplicemente un'opportunità per il ragazzo e per la società, perché è stato in prestito con un importante diritto di riscatto, quindi la vetrina Serie B
per un ragazzo di quell'età e di quella tipologia, anche per noi è un motivo importante per fare mercato anche per il prossimo anno. Salve, Stefano Uteri, catanista per Nunzella. Contro il Cesena, nonostante tutte le difficoltà ovviamente del caso, abbiamo visto comunque un Catania che ha cercato tanto di spingere sulle fasce con sovrapposizioni, soprattutto dei terzini. Allora ti chiedo cosa Pancaro nel corso degli allenamenti o comunque anche nel corso delle partite le vi chiede, e soprattutto l'atteggiamento è propositivo, quello proposto da Pancaro. E poi per il direttore Pitino, con il mercato ancora attivo, quali sono i reparti che maggiormente necessitano di qualche rinforzo? Sì, il mister comunque è stato un terzino, quindi conosce quelle che sono le aspettative di un terzino. A me piace tanto andare, poi è normale che se attacchiamo a destra non è che posso andare anch'io. Però no, è propositivo, mi è piaciuto tanto per questo. Spero di potergli dare una mano. Beh, noi appena avuto l'ufficialità della proroga del mercato da parte nostra, naturalmente abbiamo rallentato un pochettino quello che erano le cose che potevamo portare a termine al 31, ed erano cose che avremmo fatto in fretta e furia. Abbiamo semplicemente chiuso le cose che noi ritenevamo oggi più importanti chiudere, e sapete tutti di che cosa stiamo parlando. Adesso abbiamo fatto un punto della situazione ieri con la società, con il direttore Bonanno, col mister, e abbiamo stilato quello che deve essere il programma da qui a 20 giorni, che sarà la scadenza. 20 giorni, adesso dobbiamo chiarire anche lì se 20 giorni a partire da appena siamo operativi o 20 giorni a partire da oggi, quindi potrebbero essere anche 25, perché abbiamo 5 giorni di tempo per ancora regolarizzare la posizione in Lega Pro, perché tutt'oggi ancora siamo vacanti, perché bisogna adesso staccare la spina, ci hanno già staccato la spina dalla B e bisogna riattaccarla in Lega Pro, e quindi con tutti i nuovi adempimenti non siamo neanche operativi, quindi non potremo neanche fare niente per il periodo della inoperatività tecnica da parte nostra, possiamo adesso solo parlare. E in ogni caso abbiamo degli obiettivi ben precisi per completare l'organico, visto che adesso siamo un po' striminziti, soprattutto in determinati ruoli. Abbiamo avuto la fortuna di togliere quasi tutti, se non sbaglio, quello che era l'obiettivo nostro principale, che era quello di sfoltire. Credo che sia stato quasi raggiunto. Adesso, in base a quello che verrà fuori, abbiamo anche la possibilità di un'altra settimana in più di tempo per prepararci per la prima partita di campionato. Quindi questa settimana passerà a valutare tutte queste situazioni. Aspettiamo anche di capire quali sono le chiusure delle liste, perché la Serie B chiuderà oggi, dovrà presentare le liste per domenica, quindi vedremo cosa succederà, e da lì faremo una scrematura e vedremo cosa ci verrà proposto, perché siamo gli unici, credo, assieme al Teramo, dove probabilmente cercheranno collocazione i giocatori che rimarranno fuori dalle liste della Serie A e della Serie B. Buongiorno, Antonio Costa di Radio Sportiva e Sesta Rete. Volevo chiedere proprio a lei, direttore, a tal proposito, quindi per il mercato, se la scelta di mantenere Terracciano è definitiva in tal senso, e poi quante probabilità ci sono di rivedere Paolucci in maglia rossazzurra e anche Pesoli a questo punto. Ma la scelta Terracciano è una cosa un po' particolare, a cui stiamo cercando di venirne fuori. Noi, un giocatore che abbiamo espresso se rimane per noi, diciamo, è un valore aggiunto, può essere un valore aggiunto, ma chi rimane qui deve avere il valore aggiunto non solo tecnico ma anche morale, nel senso, deve essere con noi al 101%. Se uno ha dei dubbi o delle perplessità, valuteremo. Quindi
probabilmente anche in quel ruolo noi troveremo un'altra soluzione, perché abbiamo bisogno di avere gente che è al 101% con noi. Seguo la domanda, qual era? Scusa. Paolucci e Pesano rientrano nel novero di quei calciatori che adesso saranno sottoposti alla nostra attenzione in questa finestra di mercato che ci sarà proposta. Rientrano adesso in una cerchia di valutazioni che dobbiamo fare. Naturalmente Paolucci è un giocatore svincolato, quindi potrebbe andare in qualsiasi altra società, mentre Pesolo è un giocatore che è vincolato e quindi potrebbe ancora essere preso. Angelo Gagliano di Telecolor. Domani il collegio arbitrale del CONI esaminerà il ricorso presentato dalla Seregno. È un ricorso che pesa come un macigno, non solo sulla Lega Pro, ma potrebbe scatenare una serie di conseguenze. Se dovesse essere accolto, è stato ritenuto ammissibile, ma se dovesse essere accolto questo ricorso, che prospettive ci sono per il campionato? Perché a questo punto slitterebbe alla fine del mese, almeno. Allora, le conseguenze creerebbe dalla Lega Pro in giù, perché la Serie B parte, perché ormai hanno completato quello, tutti gli iter ed è tutto chiaro. Naturalmente dalla Lega Pro in giù sicuramente si aprirebbe uno scenario nuovo, per cui anche questa è un'altra, diciamo, una delle altre motivazioni per cui in questo momento si è deciso un attimino di mettere in stand by quello che può essere possono essere i nostri obiettivi futuri anche per il mercato e naturalmente anche per prepararci, perché è vero che noi sappiamo già rispetto ad altri che giorno 6 non giochiamo mentre gli altri dovrebbero giocare, però può succedere anche che domani sera bloccano tutto e quindi si riapre la giostra e a quel punto entriamo in scena, credo, tutti, perché probabilmente le opportunità nostre le avranno anche altri, perché se devono riammettere 6 società in Lega Pro si riapriamo un altro mini mercato dove naturalmente entreranno in gioco anche altre situazioni, per cui anche questa cosa da entro domani sera sapremo cosa succederà ed è un'altra non mi ricordo la data dell'inizio, non la ricordo più, fino ad oggi ci hanno portato avanti in questa situazione e comunque credo che noi passo dopo passo finora siamo riusciti a fare quello che volevamo. Avete mai pensato però di chiedere la possibilità, visto che voi siete una squadra che è stata assegnata alla Lega Pro 2 giorni fa, di fare slittare anche altre partite proprio per... Ci hanno fatto slittare la prima, cioè, che era poi d'obbligo non solo per noi, anche per le squadre che per le altre. Noi siamo così, ma già abbiamo una struttura pronta, bene o male, cioè pronta nel senso rispetto ad altri siamo pronti, ma io di squadre che tipo il Messina o tipo il Monopoli che sono state inserite all'ultimo minuto credo che abbiano in questo momento più difficoltà di noi oggettivamente, quindi c'è da verificare questo. Adesso loro non penseranno solo al Catania, ragioneranno globalmente. Io se non succede niente, se viene respinto il ricorso, sicuramente si partirà così, ormai si è deciso di partire così. Se domani sera dovesse capovolgersi tutto, allora presume che bloccheranno tutto. Sì, Simone Vicino, Catania46.net. Io ho una domanda per Russo, ti volevo chiedere, tu comunque hai già avuto modo di esordire con la maglia del Catania nella gara di Coppa Italia, ti volevo chiedere proprio che emozioni particolari hai provato durante questo momento. No, un'emozione penso che solo chi realmente è catanese, gioco la maglia della propria città, fa l'esordio. Penso un'emozione indescrivibile, un'emozione che ho avuto la fortuna di provare, è un'emozione che voglio tenermela stretta. Voglio tenermela stretta perché è bello giocare per la maglia della tua città, della squadra che tifi, la squadra che tifano i tuoi amici, i tuoi fratelli, i tuoi genitori, quindi penso che sia il massimo per uno che fa il nostro lavoro. Abbiamo le ultime due domande, poi chiudiamo e passiamo alle interviste.
Sì, era per il direttore Pitino. Se possiamo stimare in 15-20 milioni di euro l'abbattimento del monte ingaggi che avete ereditato dalla scorsa stagione. Ma questo è un dato che probabilmente darà al momento giusto opportuno la società con il direttore Bonanno. In questo momento non so neanche, non saprei neanche dire qual è l'entità esatta, perché sinceramente abbiamo pensato solo a cercare di snellire quella che è la situazione economica. Poi, ma non siamo lontani da quel dal cifre. Punto di vista. Ma ci potete arrivare anche voi, voglio dire, non mi sbilancio a fare dei numeri, potrei dire delle inesattezze, quindi piuttosto che dire inesattezze preferisco stare, cioè non parlare, non abbiamo fatto neanche, io non ho fatto neanche, manco materialmente tempo il conto di fare tempi, i conti, perché siamo tornati ieri, li siamo visti solo per una questione tecnica, la questione amministrativa se ne occupa chi se ne deve occupare, e sinceramente non so dirvi assolutamente qual è l'entità dello sgravio economico che oggi la società ha potuto usufruire. E l'importanza invece dell'operazione portata a termine con la Salernitana, da un punto di vista anche del vantaggio economico che il Catania ha ricavato da queste operazioni? Ma noi abbiamo avuto, diciamo, con la Salernitana era un discorso che andava avanti perché abbiamo dato 4 giocatori, ne abbiamo presi 3, quindi era un discorso tecnico-economico che andrebbe valutato a 360 gradi, quindi loro hanno avuto sicuramente un vantaggio tecnico con un esborso economico. Noi abbiamo, se andiamo a vedere il valore dei giocatori, tecnicamente sono giocatori importanti, quindi abbiamo avuto lo svantaggio tecnico e sicuramente un vantaggio economico da parte nostra. Per quella che oggi la posizione, il posizionamento delle società, era normale che sia così, perché loro Serie B, noi Lega Pro, quindi ognuno con i propri interessi tecnici ed economici. Quindi credo che alla fine il vantaggio l'abbiamo avuto tutti e due, e noi prendendo dei giocatori importantissimi per questa categoria, anche per categorie inferiori, visto che già erano in Serie B, e credete, non è stato facile, perché c'era una concorrenza spietata per prendere questi due giocatori, soprattutto Russotto e Khalil. Per quanto riguarda Liverani è stato uno scambio tecnico, perché Frison neanche lui non era assolutamente di livello inferiore, anzi, però abbiamo una scelta importante anche quella di Liverani. Un'ultima cosa, ricorso al collegio di garanzia del CONI, che tempi si prevedono per avere un responso, quali sono le speranze che concretamente si possono coltivare in vista di questa ultima fase, e poi qual è la reale situazione di una possibile ulteriore penalizzazione scaturente da ritardati pagamenti degli stipendi di aprile e maggio, e se già c'è una difesa che avete in mente di approntare in vista di questo ipotetico deferimento. Anche questa è un'altra risposta che non posso essere esaustivo, perché i ricorsi hanno il loro tempo che sappiamo storicamente. Credo che non credo che prima di dicembre possa essere auspicato qualche risposta, però sempre ipoteticamente io non lo so. Io posso dire che noi adesso pensiamo, ragioniamo da un meno 9, ragioniamo da un traguardo da raggiungere finale, che innanzitutto è mantenere la categoria, cercando di fare al meglio, uscire prima possibile da questo disagio, da questo che abbiamo, chiamiamolo così. Poi se strada facendo qualcosa di positivo verrà, meglio per noi. Tutte le altre cose, per gli adempimenti e per quant'altro, già l'altra volta ne avevamo parlato pure, c'è chi si occupa di questo. Purtroppo c'è stato un momento di vacanza dove ruoli vacanti, dove è successo quello che è successo. Bisogna vedere fino a che punto questa cosa verrà recepita. La verità è che è stato rispettato, alla fine l'impegno economico è stato rispettato, però non mi posso occupare io, non mi occupo io di queste cose, non ho neanche la contezza di quello che si sta facendo. So solo che la società si sta muovendo per quello che sono
le giuste posizioni da prendere e gli giusti adempimenti da fare. Direttore, in chiusura le volevo chiedere questo, sono partiti anche diversi giovani, si parlava di Ogier, Rescigno, che l'anno scorso, vedi, Ogier e Rossetti facevano... E qualcun altro può darsi che andrà anche in Serie A, qualche sì, volevo chiedere proprio di Rossetti che pare essere... No, Rossetti resta con noi. Rossetti è un ragazzo che ci è stato richiesto a diversi estimatori importanti, ma resta con noi. Grazie.